Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Whatever happens, I leave it all to chance.
questo stupendo eremo che già qualcuno di voi mi ha fatto osservare, bello ma poco conosciuto. Approfitto della presenza di una personalità particolarmente attenta a certi determinati valori, il presidente della provincia, per ricordare a lui che questo eremo ha una storia che va salvaguardata, una storia che va aiutata nel ricordo. Quattro punti di vista, quattro sensibilità verso la verità, in modo che questo possa diventare anche un nostro percorso. Bene, i relatori sono un filosofo, il dottor abruzzese Gianni, un fisico, il dottor Giuseppe Torti, un terapeuta, Michele Picerni, e per ultimo Monsignor Luciano Lepore. Per dire questo pomeriggio, cosa abbiamo sentito questo pomeriggio? Io ho avuto delle emozioni profonde per ogni persona che ci parlava, veramente. Sono completamente fuori da questo pomeriggio, perché sono abituata a dibattiti eccetera eccetera. Invece queste sono cose che sono entrate dentro la mia mente, nel mio cuore. Queste emozioni sentivo proprio la pelle che continuava ad avere gioia o dolore in quel che sentivo. Ecco, e ringrazio tutti quanti voi. Vi chiedo scusa, ho da chiedere io personalmente scusa al signor Alberto Monticelli, che si era prenotato per un quesito, non è stato possibile esaudire questa richiesta, la rinviamo al prossimo convegno, perché questi nostri convegni, li comincio a chiamare al plurale, non sono soltanto chiusi oggi, ma continueranno in altre sedi, avremo altre possibilità di cercare la verità come l'abbiamo cercata oggi.
triste che tocca. Ma lasciamo bene questi discorsi e pensiamo alle cose serie. Ma che è successo se ti dicessimo viste? Ma mica perché mi voglio pensare di farti degli altri. Così, solo per parlare. Ne poteva essere meno. Le cose succedono sempre quando ci sto io. Ah, ma vedi sta, come si sta da brava, ne? Tanto si dito, tanto si fatto, che gli si fate scappare. Ma che sta di? Ma gli sono fatto scappare? Figlio, non figlia! Ma è che io parlo? Ma che tu sapeva di scappare? Ma la colpa è la vera del mesino che devi vivere degli altri figli, no? E tu ci si dava troppa libertà, figlia. Ah, oh! E allora lui non fa che tu non la devi inappettare. Questa è la... Ma che figlio, ma era del nostro magazzino? Quanto è qui che stiamo aspettando mio figlio? Ma figlio, cosa devo fare con la madre scelta? Sì. Te ragione. Ma mo' ci sì. Non sta a guardare chi vecchia volta. Mo' siamo una famiglia. E perciò veniamo lì d'accordo per amore di questi figli. Per forza. E veniamo lì d'accordo per tutte le cose. Perciò veniamo da lì d'accordo la lingua, la vigna e il caracoso.